che la preghiera energetica ti consola e ti fa compagnia? Sì, è vero. Allora, preghiamo insieme. E l'armonia cresce di più, perché con noi ci sei tu. Caro Padre, non c'è scritto, c'è nel mezzo Gesù. Che gran festa questo incontro, un'atmosfera del cielo. Diamo un alzo alleluia al Signore. Leggeremo Romani, al capitolo 1, versetto 18, tutto il capitolo 1. Volete per favore impormi le mani? Impormi le mani e pregare per me, affinché il Signore mi guidi per quello che sto per dirvi. Spirito Santo, santo è tuo nome, riempi i nostri cuori, riempici di te. Spirito Santo, santo è tuo nome, riempi i nostri cuori. Grazie Signore. Versetto 18. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché sono inescusabili. E ci fermiamo qua. Che cosa vuole dire il Signore, o meglio la sua parola? Che nessun uomo può essere scusato, perché anche se gli uomini non hanno tutti la stessa possibilità che avete avuto voi ed altri credenti, tuttavia il fatto che esiste il cielo, la terra e tutto quello che Dio ha creato, già quello dimostra che c'è un Dio. Quindi la parola dice: nessuno è scusabile. L'equalità invisibile e la sua eterna potenza, stiamo ripetendo il versetto 20, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Sta parlando degli uomini.
quindi nessuno ha scuse. Anche perché noi potremmo pensare, quelli che stanno nei paesi sperduti, nell'Africa sperduta, in paesi dove per arrivarci è talmente complicato e difficile, e non arriva la parola di Dio. Questi uomini sono essi scusabili? No, dice la parola di Dio. Tutti gli uomini sono inescusabili, perché anche se non arriva la parola di Dio, tutti hanno la possibilità di capire che c'è il Creatore. Guardando il creato, lo dice la sua parola. Va bene? Vi siete mai fatti questa domanda? Sì. Questa gente che non arriva la parola, che nessuno gliela insegna, naturalmente il Signore tiene conto di chi ha conosciuto la verità, quindi lo tratterà con maggior rigore. In poche parole, sarà giudicato più severamente, mentre ovviamente chi non ha avuto tutta la possibilità che hanno avuto gli altri credenti, il Signore è saggio, sapete. Il Signore è una persona infinitamente saggia e quindi tiene conto che certe persone non hanno ricevuto un insegnamento, tuttavia non sono scusabili, perché Lui ha creato il cielo e la terra ed ogni cosa. I primi credenti, nessuno gli aveva insegnato nulla, eppure avevano sentito dentro il loro spirito che c'era un Dio che aveva creato, Abramo prima di conoscere Dio, no? Tanti altri servi di Dio. Essi lo sentivano il Signore. Quindi vediamo appresso che cosa dice e dove ci porta queste riflessioni di questa sera. Hanno conosciuto Dio, poi si sono rifiutati di adorarlo e ringraziarlo. Come Dio si sono smarriti in stupidi ragionamenti, così non hanno capito più nulla. Essi che pretendono di essere sapienti sono impazziti attorno immagini dell'uomo mortale, di uccelli, di quadrupedi, di rettili, invece di adorare Dio glorioso e immortale. Parola del Signore. Nei versetti 18 il Signore parla di verità che è stata soffocata per l'ingiustizia. Quindi gli uomini tendono a soffocare la verità. E nel versetto 21 che ha letto Rocco dice: poiché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Perché non intende l'uomo? Perché il loro cuore si confonde? I loro cuori sono ottenebrati. Mi state seguendo con la parola? Perché? A monte che cosa dice? Perché hanno soffocato la parola, o meglio la verità, che è la parola di Dio. Quindi soffocando la verità, essi non capiscono. Poi che cosa fanno gli uomini? Si dichiarano invece saggi, la presunzione, e quindi diventano stolti per la loro presunzione. Versetto 22. Hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. L'immagine di Dio è incorruttibile, cioè integro, Dio non può essere corrotto, no? Però che cosa è successo? Che l'uomo, non adorando Dio, adora la creatura. Hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, poi di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nella concupiscenza dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Quindi tutto questo, questa menzogna, questo adorare la creatura al posto del creatore, insomma, in una parola, convertire la verità in menzogna. Che cosa poi porta all'uomo come conseguenza? Che si sono abbandonati all'impurità perché
l'uomo ha piacere di peccare nel suo cuore. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Quindi gli uomini che fa? Sta parlando di idolatria. Sono disposti, perché si sono confusi, di adorare la creatura al posto del creatore. E quando parla di creatura, parla di tutte le creature dell'universo. È chiaro? Allora, che cosa succede a quest'uomo stolto? Dio li ha abbandonati. Perciò Dio li ha lasciati in balia dei desideri sfrenati dei loro cuori, fino all'immondezza che è inconsistita nel disonorare il loro corpo tra di loro. Essi che scambiarono la verità di Dio con la menzogna e adorarono e prestarono un culto alle creature invece che al Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. I peccati dei pagani. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Natura. Ugualmente gli uomini, lasciato il rapporto naturale con la donna, bruciarono di desiderio gli uni verso gli altri, compiendo turpitudini uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa debita della loro aberrazione. E siccome non stava... Fermati un attimo, sì. Che sta dicendo il Signore? Il Signore sta dicendo quello che sta accadendo oggi. Uomini con uomini, donne con donne, donne con altri esseri, cose abominevoli. Mm. E che cosa dicono? Quindi sta parlando dell'omosessualità, dei sta peccati contro natura. Sta parlando dell'omosessualità, dei peccati contro natura, dell'adulterio, di tutto. Sta dicendo anche che l'uomo riceve quello che semina, le malattie, l'AIDS, malattie. E perché l'uomo è diventato così? Ce l'ha detto prima. Sì, perché non è idolatra. È idolatra, non ha messo Dio al primo posto. Allora, prima di adorare il Signore in una maniera corretta, chi di voi aveva il battesimo nello Spirito Santo? Nessuno. E come mai? Perché eravamo peccatori allo stesso modo? E magari approvavamo anche certe cose. Ragazzi, se noi stavamo nel mondo, ancora dall'altra parte, anche noi avremmo detto tutto quello che dice la gente. Poverini, ma non si devono rifare una vita? E beh, ma l'omosessualità non è un peccato. I peccati d'amore Dio non li condanna, e quello è amore. Avremmo trovato 100.000 giustifiche ai peccati, a questi peccati contro natura, peccati di omosessualità, peccati di ogni genere, perché anche noi facevamo parte o avremmo avuto la mente ottenebrata, il nostro cuore sarebbe stato bacato, e quindi anche noi. Tutto questo perché anche noi avevamo mutato la verità in menzogna. Quindi l'uomo non capisce niente, viene stordito e non capisce più nulla. Allora, arriva lo Spirito Santo. Va bene, come ci parla Gesù? Attraverso lo Spirito. Gesù non è che lo vediamo, ma lui parla attraverso il nostro Spirito. E attraverso lo Spirito di Dio che noi possiamo vedere, attraverso lo Spirito. Ma vedere, l'abbiamo detto tante volte, non con gli occhi della carne. Perché con gli occhi se stiamo parlando di spirito, possono essere gli occhi della carne a vedere, ma sono gli occhi dello spirito a vedere. Ora, non ci sono molti profeti in mezzo a noi, volesse il cielo che ci fossero, ma il profeta, prendiamo Abramo, prendiamo Isacco, prendiamo tutti i profeti di Dio, vedevano che cosa? Il Signore, o sentivano la voce del Signore, o vedevano gli angeli, creature di Dio, o tutte le creature di Dio, quindi il profeta, se è profeta, deve vedere tutto. Noi leggiamo che i profeti, Giovanni conosceva tutto, Giovanni dell'Apocalisse. Giovanni parla di tante cose riguardante l'Apocalisse,
Quindi egli vede il demonio, egli in visione vede gli angeli, in visione vede la Gerusalemme, vede la Madonna, vede tutto nello spirito. La parola non ci dice mai che il profeta vede con gli occhi della carne. Avevo visto l'altro giorno Giacobbe come aveva parlato con Dio? Attraverso un sogno. Quando era passivo, quando non era attiva la sua persona, la sua mente, il suo cuore, no? Era in uno stato di passività, stava dormendo e quindi il Signore gli va in sogno. Ora ci sono le visioni notturne e visioni diurne, tuttavia sono uguali le visioni notturne e diurne. Nelle visioni notturne il profeta dorme ed è passivo, nella visione diurna c'è una differenza, il profeta è sveglio, il profeta è cosciente di quello che dice, e poiché lo Spirito di Dio è a parlare, e lo Spirito di Dio è onnipresente ed onnisciente, sa tutto, quindi il profeta vede e sente tutto, non vede solo una cosa, ma la cosa importante è che la vede in spirito, cioè come se fosse una dimensione dentro e non materializzata, come posso dire? Abbiamo capito? La materia è una cosa, questa è materia, ma se io vedo in uno spirito non vedo materializzato, vedo in una dimensione che non è materializzata, faccio capire. Inoltre se io dicessi alziamoci e preghiamo spiritualmente, allora che cosa succederebbe? Che lo Spirito Santo parla al Padre, quindi ci sta parlando lo Spirito Santo, o parla a noi se siamo profeti, o parla a Dio a secondo che Dio vuole, quindi è lo Spirito Santo che parla, mi sto facendo capire? Quindi parla in ogni momento. Quanti di voi sono battezzati? Quindi dovreste sapere bene, anche se non siamo tutti profeti, però questo dono delle lingue ci fa capire un po' come funziona, no? La mente viene sgombrata e lo spirito ci parla, ma noi siamo coscienti. Siamo coscienti al punto che possiamo modulare la voce, possiamo abbassarla, possiamo alzarla, possiamo smettere di pregare o possiamo continuare a pregare in lingue. E non c'è un orario fisso per cui lo Spirito Santo ti deve parlare. Ciò ci sta dicendo il Signore, che non c'è un orario, non ti dà un appuntamento e non è materializzato, mi sto facendo capire. Tuttavia perché continuiamo a sbagliare? Cioè tutti quelli che sono battezzati in Spirito Santo non dovrebbero dover sbagliare grossolanamente con l'idolatria. È idolatria, non si può adorare la creatura al posto del creatore. È chiaro? Allora che cosa succede? Che quando diventiamo idolatra, la nostra mente diventa confusa e il diavolo è dietro l'idolo. Lo dice la parola di Dio. Dietro l'idolo c'è il diavolo. Ecco perché è condannato. Se noi andiamo da una frattucchiera, chi la comanda la fattucchiera? Il diavolo. Quella è idolatria, peccati di abominio, noi l'abbiamo sempre detto. E dietro la fattucchiera c'è il diavolo che comanda. E abbiamo detto anche che il diavolo non si può sottovalutare. Lui è capace di trasformarsi da angelo di luce. È capace di trasformarsi da angelo. È capace di trasformarsi come lui vuole. Lui è un essere spirituale. Allora se noi non abbiamo conoscenza, prendiamo il diavolo per quello che lui vuole che noi crediamo che sia. Dove sta la chiave? Quella che abbiamo letto adesso, che io non devo vedere il diavolo materializzato, o l'angelo materializzato, o Padre Pio materializzato, o ci volete voi, la creatura. E se non ci svegliamo, noi, il Signore, ci permetterà di confonderci
e correre di qua e di là per vedere gli idoli che non sono quello che dicono di essere, ma sono il demonio che, conoscendo che non abbiamo discernimento, conoscendo che noi vogliamo convertire la verità in menzogna, lui ci raggira. Avete mai sentito che Abramo a orario veniva al Signore? Avete mai sentito che un profeta non si ricordava di quello che diceva? Non lo sapeva proprio. Avete mai sentito che, abbiamo parlato di tanti profeti, avevano la scrittura automatica, andavano in trance, non capivano, poi scrivevano, gli altri dicevano che cosa aveva detto. Ci svegliamo o no? Ci svegliamo? Il Signore ci sta parlando da un bel po'. Sta dicendo che noi siamo idolatri. Mi domandavo perché. È possibile che ci sono ancora tra noi degli idolatri? Io credo proprio di sì, se il Signore continua a parlarci in questa maniera. Però c'è anche il protagonismo che gioca, l'esibizionismo che gioca. Io magari, pur intuendo che c'ho qualcosa che non è da Dio, voglio far credere agli altri che io vedo, che io sento, che io ho qualche dono, che io ho qualche potere, perché mi piace attirare l'attenzione. Non è meglio che tu non attiri l'attenzione? E invece poi, quando arriva il dono, è certo che quello è il dono di Dio. Altrimenti tu puoi fregarmi una volta, puoi fregarmi due volte, ma la gente, ci sta pure chi se ne accorge, chi se ne rende conto, il profeta sa che tu stai dicendo menzogne. Oppure, se la gente non si accorge, tu stai in un grave pericolo, perché stai facendo il falso profeta. Ce ne sono tanti in giro di falsi profeti. Ora, la gente può fare il falso profeta, ma io guardo i miei figli e vi metto in guardia. Altrimenti il Signore mi domanda: perché non hai svegliato il mio popolo? Dove eravamo arrivati? Mi sto facendo capire, ma quante volte diciamo queste cose? Però puntualmente sento che si corre quando c'è qualcosa. Basta che sappiamo che c'è qualcosa, corriamo. Ti sei contaminato, sei andato ad ascoltare un falso profeta. Tu stesso sei battezzato nello Spirito Santo e non dovresti fare di questi errori. Cioè, ma quella era l'angioletto, era Padre Pio. Chi te l'ha detto che era Padre Pio? Non era né l'angioletto né Padre Pio, ma tu ti sei lasciato ingannare. Il diavolo ha detto che era Padre Pio, il diavolo ha detto che era l'angioletto, ma non era l'angioletto o qualcosa di più, era il diavolo. Gli eletti non si fanno ingannare. Vi ricordate di quei due profeti che la Bibbia chiama i due olivi, che vengono uccisi nell'Apocalisse, ve li ricordate? Essi sono veri profeti di Dio. E che fine fanno? Vengono uccisi. Mica ci hanno la folla, anzi, vengono uccisi. E la parola dice che tramite internet, la televisione e così via, tutti vedranno dalla loro casa, nel loro salotto, vedranno questi due profeti uccisi. E quando saranno uccisi, tutto il mondo farà festa. Si scambieranno addirittura dei regali. Perché questi erano proprio delle persone che facevano rivoltare lo stomaco, no? Per quello che dicevano, la coscienza morde a tutti gli uomini quando questi profeti parlano. Ricordate quelli che fanno uscire il fuoco dalla bocca? Non hanno la folla, sono i falsi profeti che hanno grandi folle, ma folle oceaniche. E così sta il mondo. Leggiamo appresso. Nello stesso modo, gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini. Sta parlando di omosessualità. E ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. Siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa
da far cose sconvenienti. Essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, come l'uomo adesso. Così. Sono ingiusti, fornicatori, malvagi, c'è ogni cupidigia, la malizia, sono pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunniatori, sta descrivendo l'uomo di oggi. Maldicenti, adoratori di Dio, odiatori di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affezione naturale, implacabili e spietati, gente di cui non puoi fidarti. Ora, essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio secondo cui quelli che hanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma si compiacciono pure con quelli che le commettono. Che cosa sentiamo in giro? Che poiché io faccio tali cose, giustifico e approvo anche quelli che li fanno. Nel momento in cui incominciamo a conoscere Dio e a conoscere il peccato e la verità, noi lo odiamo e odiamo anche il peccato degli altri, non approviamo quello che gli altri fanno. È così o no? Va bene? Dice Anna Maria, ma non è semplice. Non è semplice, ma il Signore ci dice di stare attenti. Se non riusciamo a capirlo, dobbiamo stare attenti. E comunque, se noi vogliamo sbagliare, il Signore ci asseconda. Ma se noi diciamo, Signore, io non voglio sbagliare, quindi tu mi devi far capire se mi trovo di fronte alla verità o alla menzogna, se mi trovo di fronte a un falso profeta o a un vero profeta, il Signore, guardate, non ci abbandona. Il Signore non ci fa cadere in errore, se noi veramente con tutto il cuore vogliamo sapere la verità. È chiaro? Io sono responsabile di tutti quanti voi e ho il compito di dirvi la verità. Chi afferra la verità avrà la vita, altrimenti la parola di Dio dice che il diavolo ci confonde. Il diavolo confonde le persone che vogliono essere confuse. Lui non ha il potere di toccare chi non vuole essere confuso. Perché noi abbiamo due padroni. Gesù dice, questo non si tocca, non ti permettere. Ma se noi sbagliamo, se noi diamo spazio al diavolo, nel senso che abbiamo delle debolezze, paradossalmente Dio non può fare nulla e il diavolo ha il sopravvento su di noi. Perché noi siamo in quel momento amici del diavolo, abbiamo detto al diavolo, in poche parole, tu hai tutto il diritto di distruggermi. Ovviamente in quel momento, anche se siamo distrutti dal diavolo, alziamo la testa e diciamo, Signore, perdonami, io voglio essere aiutato da te, rimettendoci nella strada giusta. Il diavolo deve abbandonarci, perché noi ci siamo messi nella strada giusta. E quindi in quel caso è Dio che ha il potere e diventa il nostro padrone. Il buon e il cattivo gioco lo facciamo noi con il nostro comportamento. È chiaro? È chiaro o no? Il diavolo gira intorno. Ci fa vedere Anna Maria quale debolezza ha. La presunzione, l'invidia, la gelosia. E allora lui incomincia ad aprire quella, a rompere la siepe, io ho una breccia, in quella breccia entra il diavolo. Dio non può aiutarmi, perché io con libero arbitrio ho aperto la porta e ho fatto entrare il diavolo. Rileggetevi tutto Romani, avete visto, molto interessante. Non ci sono scusanti, guardate, se noi continuiamo a sbagliare. Se noi andiamo dai falsi profeti e noi personalmente vogliamo essere falsi profeti. Per presunzione, perché vogliamo apparire, perché vogliamo esibirci. Dobbiamo essere veri.
se Gesù ci parla, deve essere davvero. Se Gesù non ci parla, dobbiamo essere onesti. Sapete quante volte mi sollecitano una parola di conoscenza, una profezia? Mi sollecitano una parola da parte di Dio. Gente anche in lacrime. Io non mi lascio intenerire. E sapete che cosa rispondo? In questo momento non c'ho nessuna parola per te. Potrei esibirmi, faremmo la folla, ogni 5 minuti direi parole di conoscenza. E direi a ognuno, la sofferenza va santa, a un altro, tu così, un altro colì. Sarebbe molto semplice, ma io preferisco dirti, non ho nessuna parola di conoscenza da parte del Signore. Però nel momento che ce l'ho, io devo essere certa, come Gedeone, o avere conferme su conferme, prima di darti una risposta. Il Signore dice, io tutti i profeti parlo in visione e in sogno, solo a Mosè, come parlava il Signore? Attraverso la nuvola. C'era la nuvola e da dentro la nuvola usciva che cosa? La voce. Neanche Dio, la voce di Dio. Oppure si presenta a Mosè dove? Nel fuoco, nel pruno, la voce sente nel pruno. Abramo quando vede gli angeli, non è che li vede come io vedo voi e come voi vedete me, li vede in visione. Va bene, grazie Gesù. Signore, fortifica questo popolo. Ho in cuore di fare una preghiera particolare. Quanti di voi conoscono le lingue che le hanno studiate, ovviamente, perché non c'è Maria Grazia, quindi voglio vedere lo Spirito Santo come ci guida in questa sera. Dove vuole arrivare Anna Maria? Dove vuole arrivare lo Spirito Santo? Allora, incominceremo a pregare. A pregare in lingue e facciamo così, preghiamo un po' per volta, bene in lingue, da dare alla possibilità a qualcuno che capisce la lingua di interpretarla, va bene, e di dire quello che ha capito nella lingua che il Signore ci fa parlare, perché ovviamente lo Spirito Santo non ci fa parlare solo lingue arcaiche, lingue non parlate più, ma ci fa parlare delle lingue che ancora sono parlate. Quindi certamente qualcuno di voi capterà qualche parola. All'inizio della conversione c'era una donna molto 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 semplice. Ora, se c'è qualcuno nuovo penserà che noi siamo tutti dotti, conosciamo tutte le lingue di questo mondo. Ma questa donna si vedeva che era una donna che non aveva assolutamente, proprio una donna molto semplice. C'era in sala una professoressa di inglese e era proprio a fianco a questa donna, la sentì parlare in lingua e capì tutto quello che diceva. Diceva delle grandi cose di Dio e la donna meravigliata, perché è possibile questa donna conosce così bene l'inglese che non, neanche io che sono un insegnante lo so parlare così bene. Poi gli fu detto, e questa fu la ragione per la quale si convertì. Il Signore ci fa parlare di una lingua veramente in modo straordinario. Neanche chi la insegna da tanto tempo riesce a parlarla in questa maniera. Chi ha fatto la lingua, chi ha creato la bocca, il Signore. E lui conosce tutte le lingue. Fu lui che le imbrogliò alla Torre di Babele. Il Signore conosce tutte le lingue. E ce le fa parlare. Sapete una cosa? Quando parliamo in lingue, è lo Spirito Santo che parla. Tuttavia nessuno se ne importa. È Gesù che sta parlando. Nessuno se ne importa. Ma noi continuiamo a lodare il Signore, anche se nessuno se ne importa, qualcuno se ne importerà.
parliamo in lingue. Santo, 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 santo. Deisele, despeste santos, tois espes. I bleques e se suentes tes hevretitis santos tes. Ploigot i vetestis. Gerboa, Bishwa, Mist, Fuse, Bile. Joyous, my tears, joyous, me with tears, Jesus. She's not tears, we, she's not tears. She's a sight here, yes, I am joyous. She's not tears, we are like a sight. Find the shrike the desmant Jesus name of folk Lisa. Is memon laya fayaktes a shelktes mentes and the void the clayman Lisa name of folk tickets and the blind the shore. Santo, santo. Eli has they can say the shizes de la heze and mashiles, they can say ye shiz, Ila hena kamishiles, and lai hezen, yes, a so shize, lai ham. C'è qualcuno che ha interpretato qualcosa? Alzate la mano. Sei la luce del mondo, Gesù, tu sei la nostra luce. In che lingua hai parlato? Inglese. Tu sei la luce del mondo? Tu sei la nostra luce, Gesù. Che cosa dice? The light of the world. Che significa? La luce del mondo. Tu sei la luce del mondo. Jesus. Quindi lo Spirito Santo ha detto di Gesù che è la luce del mondo. Quindi ha parlato lo Spirito Santo. Ma vi rendete conto? Ha parlato lo Spirito Santo e ha detto a Gesù, tu sei la luce del mondo. Gesù, lo Spirito Santo, che parla a Dio. Vi risulta nella parola che è così?
È una lingua corrente, lei l'ha interpretata. Le altre lingue non erano inglese. No. Vogliamo fare un applauso. Più forte. Ha parlato lo Spirito Santo. Tutto questo per rafforzare la fede, la nostra fede, la vostra fede. È un esperimento per rafforzare la vostra fede. Santo, santo, santo. Gesù, ti scimi chi è sciais, ma chi è scits, ma la ma chi è sama. Gesù, son ti ti chi è sciala, chi è santi scits. E diz mai que a chais macai. O leve são tichits maqui. A lava são tichuias mai que a chais. E diz mai chais macai. Detto he is in my heart, Jesus. Poi ha detto he is in my soul. Soul non lo ricordo cos'è, però ha detto lui è nel mio cuore, il Gesù. La Maria, se era soul, era anima, lui è nella mia anima. Invece io prima avevo ascoltato Blessed Name, benedico il suo nome. Benedico il suo nome. Allora, Franco Iavarone, tu hai studiato l'inglese e non ce lo fai sapere? Non conosce ovviamente l'inglese. Ecco, quindi questa era inglese, vero? Ecco, ha parlato lo Spirito Santo! Allora io voglio fare l'avvocato del diavolo. Qualcuno potrebbe pensare, pensiamo che qualcuno un po' monello che ci ascolta attraverso la radio dirà: e come fai, Anna Maria, a sapere che era il Signore? Non potrebbe essere non il Signore, il diavoletto? No, perché il diavoletto non dice cose belle, cose belle di Gesù, ma bestemmia. Thank you.
santo. Avete un pizzico di fede in più? Incominciate a realizzare che è Gesù che parla e che non scherziamo mica. Santo, santo. Santo, 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 Isile. Mi bei contro Ailere de Copompustus. Santo. Signore, parla. Parla a questo popolo, Signore Gesù. Santo, 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 santo. Toyo canta santa vai alaya te siri. Shoyo taya maya kailaya te kiri. Toyo takira santa vai alaya tis. Tomaya kala shai. Tomaya laya shoya te kira te santa. To shaya te kira te siri. Maya keri te kira vai alaya te siri. In the belief of dreams, the santo elias, the sleep, the hold releases. And Havri Leslie did he dreams as a santus, and the Schley dream hold releases, and the who dream did a few dreams count to shoes, and the lead dream hold releases, santus, Schley dream hold releases. Da Yahud is like the Yele, Aralasha daig the Yid is living good Yushua does lie, Aralele Sigdi, she dislike the Yuzu's lie. Volete vedere che il Signore ha fatto parlare tutti in inglese perché sa che avete studiato l'inglese e sa che non avete studiato il cinese, per cui non fa parlare in cinese. Santo. Gloria. Continuiamo ancora. Santo, santo, santo. E bailere drebbe de cost santos. Hoi lesis. Ed enca in tremplaes. Santo, 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 santo. Deja han frue. E dei concordi, hai fus. Hai bei lady distis. Toile rivirti. Gloria, gloria, gloria. O io scesis me scia sant, o io. O you say a shame actis la sante, O you shisis is a laia san, O shisukaya shayala laia, O you shayala laia san, truk tis las, O you knew tis laia. Santo,
Gloria. Vogliamo alzare le braccia. Signore, toccaci. Toccaci, Signore. Hoile ed esansus tuisestis. A ebraico hamplui. Consolaci, Signore. Allora sentiamo questa sorellina che dice. Hanno continuato a parlare inglese, ma qualcuno parlava troppo veloce. C'era? Nessun cinese? No. Tutti inglese, però erano veloci. Ma la maggior parte hanno parlato inglese ed erano tutti veloci nel parlare. Quindi non siete riusciti a interpretare, però quello era l'inglese. Bene. Lei per... Sì, lei francese, però era troppo veloce. Sì, ho capito l'accento, perché è un accento un po' particolare, molto con la R chiuso, però era troppo veloce, non sono riuscita a capire. Che sia stata veloce, la colpa è sua. Mi faccio capire quello che voglio dire. Perché se siamo veloci o lenti, se alziamo la voce o la abbassiamo, quello è nostro, cioè... ci mettiamo noi questa cosa. Questo per farvi capire che noi siamo liberi, lo Spirito Santo ci lascia liberi, che possiamo alzare la voce, andare veloce, andare lento, questa è una facoltà nostra, va bene? Quindi lei andando veloce di sua spontanea volontà, non è lo Spirito Santo che la spinge in questa maniera. No, altrimenti ci troveremo dal salumiere a parlare in lingue. Invece, poiché possiamo regolare, possiamo parlare o non parlare, possiamo naturalmente dal salumiere, se ci venisse da parlare in lingue, non parlare. Mi faccio capire? È chiaro, quindi questo dipende dalla nostra volontà. Bene, e adesso ringraziamo il Signore e lodiamolo con tutto il cuore. Grazie Gesù. Gloria, gloria, gloria. Santo. Gloria, gloria. Alziamo le braccia. Signore, grazie. La parola dice: la profezia è soggetta al profeta. Cioè significa che con la nostra volontà noi possiamo accettare o non accettare di profetizzare o accettare o non accettare di parlare in lingua, di lasciare che lo Spirito Santo parli. Detto questo, alziamo le braccia e apriamo il nostro cuore al Signore. Signore, ho capito che tu sei dentro di noi. E adesso voglio farvi notare un altro insegnamento, un'altra cosa. Noi adesso andremo tutte in lingue, come facciamo tutte le sere. Però ti prego di non essere precipitoso nella lingua. Aspetta che lo Spirito Santo ti suggerisca la parola. Allora, succede che se io vado in lingue e lo faccio veloce, non sento la parola prima. Però se aspetto un secondo,
mi accorgo che la parola viene formulata prima nel mio cuore, o meglio nel mio spirito, non il cuore, nello spirito, e poi arriva alla bocca. Vogliamo fare questo esperimento? Noi parleremo in lingue, loderemo il Signore in spirito. Santo. Riesci a cogliere il passaggio? Vedi, sente la parola prima dentro. Alzate la mano tutti quelli che riescono a sentire il passaggio. Ora ti rendi conto che lo Spirito Santo parla prima al tuo spirito. Continua a fare l'esperimento. Tieni le labbra chiuse. Parla in lingue con le labbra chiuse. Adesso è più chiaro. Stai parlando in lingue dentro. E così parla lo Spirito, non in un altro modo, concludendo l'insegnamento che ho iniziato. Così, in questo modo parla lo Spirito e in questo modo ti fa vedere eventualmente. Tutto avviene là, percepisci lo Spirito? Tutto avviene dentro. Come succede per il parlare in lingue? Ora ditemi se il Signore non vi ama. Ditemi se il Signore non mi ama, non ci ama tutti, per insegnarci in questa maniera. Hai percepito? Ora la mia bocca sta dicendo santo, però dentro il mio spirito, lo Spirito Santo sta dicendo qualche altra cosa. Fai questo esperimento. E tale e quale come quando stai fra veglia e sonno. Tu stai dormendo e dentro senti lo Spirito Santo che parla in lingua. Sta parlando nello spirito e così adesso capisci che tu hai uno spirito. È lo Spirito Santo che parla al tuo spirito. Allora, percependo nello spirito, avete capito che non vedi niente da fuori. Da fuori non si vede nulla. Dio non parla altro che allo spirito. Non può parlare alla materia. Parla al tuo spirito, al mio spirito. Parla allo spirito degli uomini, come succedeva con Adamo. La comunicazione avviene là, tra spirito e spirito. E alziamoci tutti adesso. Gloria. Gloria, gloria. Gloria. Thank you.
possiamo abbracciarci. In questo momento sentiamo un grande amore per il fratello accanto. Sentiamo di volergli bene. Sentiamo veramente che è mio fratello in Cristo. Lo sento facente parte del mio corpo. E perché? Perché stando da 3 ore a pregare, dicevo, poiché siamo da 3 ore a pregare, il nostro spirito si è elevato e la carne è più abbassata. E il diavoletto si arrabbia, perché riusciamo ad amarci. Non ameresti se tu fossi ancora carne carne, ma lo spirito lo hai alimentato. E adesso comanda più lo spirito che la carne. Grazie Gesù. Oh, grazie per mio fratello. Più diventiamo spirituali. Quando meno preghiamo e pecchiamo, più diventiamo carnali, e questo non si potrebbe verificare. Non sentiresti amore, non saresti capace di sopportare. Ora ti senti una persona diversa. Perciò il Signore dice: prega, prega. Gloria. Santo, santo, santo. Jesus, I'm more than a day. I'm more.
Grazie, Gesù. E ora usciamo da questo contesto, magari trascuriamo un po' con la preghiera e incominciamo a non sopportare più molto bene le cose, perché abbiamo trascurato la preghiera e quindi è come se adesso siamo saliti, poi scendiamo i gradini. Poi veniamo la prossima volta, ci carichiamo e quindi tutto questo insegnamento, facciamone tesoro. Quindi dobbiamo capire che attaccati alla preghiera ci consente di sopportare le angherie, le cattiverie, insomma, le scorrettezze degli altri meglio, no? Ma non è questo molto importante. La cosa importante è che perché sopportiamo meglio? Perché lo spirito cresce, no? Diventiamo spirituali. Concludiamo dicendo: Gesù è il Signore. Siamo lieti che avete pregato insieme a noi. Alleluia.